Alla fine tutto è bene quel che finisce bene. Questo era il secondo tentativo di alcuni consiglieri regionali di ripristinare un trattamento di fine mandato, la liquidazione per essere più comprensibili, che era stato eliminato qualche anno fa. È vero, questa liquidazione ce l'hanno tutti i sindaci, ce l'hanno i parlamentari. Ce l'hanno tutte le regioni italiane, fuorché la Puglia e l'Emilia-Romagna, ma in questo momento ripristinare questa indennità, era un fatto non compreso e non accettato da tutta la comunità dei pugliesi. E quando un rappresentante del popolo non si sente compreso dai propri concittadini, le cose che la gente gli dice di non fare non deve farle, salvo che, diciamo la verità, come è successo a me durante il Covid, non si tratti di decisioni sì impopolari ma necessarie per il bene del popolo stesso. In questo caso questo provvedimento faceva il bene solo dei consiglieri regionali. Quindi io gli ho chiesto, di fronte alla loro difficoltà di farsi comprendere, di fare un passo indietro e di accettare ciò che la stragrande maggioranza dell'opinione pubblica gli suggeriva, cioè di chiudere questa parentesi del trattamento di fine mandato. Lo hanno fatto, voglio ringraziare la maggioranza per la compattezza che ha mostrato, nonostante la furbizia della minoranza che ha tentato di far votare col voto segreto questo recesso, diciamo, dal TFM, anche al fine di ostacolare il voto sull'autonomia differenziata. Una furbata però che non è servita grazie alla compattezza della maggioranza. Resta il fatto che qualcuno evidentemente resta ancora convinto di aver subito, tra virgolette, un'ingiustizia, ma quando si serve il popolo si subiscono anche le ingiustizie, perché quello che il popolo ti manda a dire tu lo devi ascoltare sempre.